Allora, Arthur perché Alessandro Torini, bene, l'ho capito anch'io, bene, un applauso. Però volevo capire, perché qui a Cosa Sarà naturalmente raccontiamo sempre l'ispirazione che è fonte primaria, quella magia che fa partire il tutto. Ma quando nasce la tua passione proprio per la musica, ma anzi, ancora meglio per il canto? Certo, allora, vabbè, la musica è sempre stata parte integrante della mia vita, già da piccolo, e mentre per il canto nel 2015, andando a un saggio di batteria di mio fratello, perché anche mio fratello è musicista, ora ha un po' lasciato le redini, dopo questo saggio di batteria ci fu questa tranche di cantanti che partecipavano alle lezioni di canto della scuola e da lì mi innamorai sia del percorso di studio che avevano intrapreso questi ragazzi, che poi del fatto del appunto percorso di studio musicale e musical, e decisi di partire anch'io a fare lezioni di canto, e da lì poi è partito tutto. Sì, quindi ho iniziato comunque a studiare canto, ma c'è un momento importante secondo me di un cantante, quando la tua voce veramente rappresenta ciò che sei. Ti sta succedendo, ti è successo questo? Sì, assolutamente. Dopo poco che avevo iniziato appunto questa lezione di canto, il mio maestro notò una notevole tendenza a scrivere, io ero bravo a scrivere, e iniziai appunto la, diciamo, carriera da cantautore nel 2016, in quel periodo lì, dopo un anno di scuola. E da lì poi è partito tutto, e però si è anche fermato il tutto per qualche annetto. L'ispirazione è fondamentale, se ne parla spesso qui a Cosa Sarà, e c'è un momento in cui poi questa ispirazione magari torna perché, non so, tu hai ascoltato magari un cantante, una band che magari ti ha dato quella scossa in più. Beh sì, io da piccolo sono cresciuto a Pane e Pù, si dice, che è penso il gruppo più importante sulla scena musicale italiana. E le parole e le musicalità delle loro canzoni mi hanno insegnato intanto a scrivere sicuramente in musica e anche a trasmettere un'emozione che penso nelle mie canzoni si senta. Ecco, importante questo, perché comunque anche l'emozione è difficile da descrivere. Esattamente. Cioè, non tutti poi la sentono allo stesso modo. E tra l'altro ti volevo proprio chiedere se il genere che tu ascoltavi magari da bambino è lo stesso che ritrovi poi nelle tue canzoni. Per alcuni aspetti sì, per altri no. Naturalmente poi tutto è in evoluzione, quindi devi stare un po' al passo con i tempi. Ci sono musicalità molto melodiche, però ci sono anche tante piccole parti e parole che nella velocità moderna rientrano poi nel tutto. Ecco, cosa ascolti tutti i giorni? E soprattutto, ma c'è un momento della giornata in cui ascolti un cantante in particolare? Beh, sicuramente, la musica ti porta via dei momenti brutti, ti dà tanti momenti belli, oppure ti porta in quel momento in cui devi stare rilassato, e sì, assolutamente. Dicevi prima delle emozioni, se non ci fosse la musica per me sarebbe difficile esprimere tanti concetti e tante emozioni che ho dentro, e quindi è qualcosa che appunto mi fa star bene, mi ci trovo. C'è una frase che ti rappresenta in quel periodo lì? Allora, sì, si torna sempre sui Pooh, perché penso che abbiano segnato gran parte della mia adolescenza e anche infanzia, perché comunque li ascoltavo appunto Pane e Pooh. È una frase che è rimasta dentro di me e che ogni giorno mi permette di andare avanti e dare la forza in quello che faccio, è basta trovare il coraggio e la parte migliore del viaggio è domani. Quindi significa che appunto devi crederci e andare avanti sempre di più, domani, domani, domani. Il bello è che mi hanno preso anche in una tribute band. Oh, infatti volevo arrivare lì. Si torna sempre lì. Esatto, cioè tu sei quindi il frontman del Senza Frontiere, sì, tribute band, Pooh tribute band. Tu scrivi le tue canzoni, componi le tue canzoni, ma e parliamo appunto, abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, mi piace questa parola ispirazione. Innanzitutto, a che cosa la associ l'ispirazione? Perché sai, non è facile, no, trovare le parole giuste. A me piace questo giochino, se ispirazione mi associo una parola, ma soprattutto perché l'ispirazione è quel
c'è chi la sente razionalmente, sentimentalmente, spiritualmente. Sì. Quindi, non so, tu riesci comunque a ispirarti in un ambiente, in un ambito rispetto a ciò che ti circonda, una sensazione invece che tu hai dentro di te e la porti fuori. Wow. Diciamo che io l'ispirazione l'associo a ciò che voglio dire in quel preciso momento, che mi sento di voler dire ma che forse non riesco a dire come vorrei, e quindi trasformo quella voglia di voler buttare fuori parole in musica e parole, quindi canzoni che possono sentire tutti e tutti possono capire nel loro modo. Mi associo molto a Ultimo come genere musicale, piano e voce, chitarra e voce, quindi tutto molto acustico. Però ho scritto anche canzoni che parlano di vita quotidiana, di appunto cosa si fa durante il percorso di vita, che forse è un po' prematuro avendo 25 anni, però vinco il Festival Mare nel 2016, molto importante, però poi niente, si rimane sempre nel limbo del cantatorato, dell'emergenza, e proseguo con i concorsi, vinco il Festival Caffè dei Fiori a Cecina e da lì mi mandano a Sanremo. Olè! Olè! Penso di essere al settimo cielo e poi invece no, perché è dura, ragazzi, è dura, ci bisogna metterci impegno. Che sensazioni hai avuto? Beh, la città della musica, del festival, da cantante e musicista sei molto molto euforico, molto molto euforico, però devi anche essere molto molto razionale, perché appunto bisogna che tu sia pronto per, in un certo senso. Cioè, quanti anni avevi? 17, 18. Giovanissimo. Giovanissimo, sì. Ti hanno catapultato lì? Mi hanno catapultato lì, esattamente, sì. Senza un produttore, senza un manager, senza niente, un agente, quindi... Però comunque eri bravo, cioè se eri arrivato lì... Sì, ero piaciuto sicuramente, certo. Quello sicuramente. Però bisogna anche essere appunto oggettivi, quindi... Stiamo rimettendo l'impegno per magari tornarci più forti di prima a Sanremo e vivere veramente quel sogno che ho nel cassetto e portarlo fino in fondo come vita personale. Esatto, tu vorresti comunque sia vivere di musica. Sì, sì, mi piacerebbe tanto. Adesso però basta, perché bisogna subito andare a ascoltare il nostro Arthur. Ripensando a noi due in fondo, cos'è mai stato? Biglietti di un treno veloce che poi non è più partito, promesse al vento che l'inverno ha cancellato, nuovi tagli sopra le ferite che adesso fanno male. E se ci fosse anche un solo giorno per poterti dire cosa mi potrebbe bastare, ti direi che basterebbe una canzone. Se bastasse una canzone a spiegarti come vivo senza te. Ho già scritto il tuo nome in mezzo a queste note. Se bastasse una canzone la canterei per te. Siamo sogni in cassetta, pronti per la volta giusta. Siamo respiri profondi, fatti di fronte a una scelta. Siamo destini di carta, strappati dai nostri limiti. Dammi le mani e abbracciami, dammi ragione di viverti. E che fatica la vita, se la fatica poi viverla. Fingiamo di essere forti in una sfida durissima. Ma chiudi gli occhi e ora ascoltami, voglio dirtelo ancora. Dammi le mani e stupiscimi come la luna stasera. Ho bisogno di te dentro i respiri miei. Ho bisogno di te, ma dimmi tu dove sei, dove sei. Cammino passo per passo
passo in questo mondo distratto. Gioco assi nascosti, ma come al solito perdo. Io credo in me, lo confesso, anche se poi non lo ammetto. Cerco nei tuoi occhi un senso a tutto questo mare dentro. Ho bisogno di te, dentro i respiri miei. Quanto alla fine siamo vicini, dammi le mani e consolami, io voglio crederci ancora. Facciamo l'alba guardando questa luna stasera.